notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Come vi avevo anticipato poco fa, sono molto felice di dare il benvenuto qui su GRP a Max Casacci. Ciao Max! Ciao! Eccoci! Allora, io sono molto contenta di averti qui e vorrei partire raccontando quello che accadrà appunto al Teatro della Concordia venerdì 28, però prima permettimi di tornare leggermente indietro nel tempo, perché stiamo parlando del periodo del 2020 in cui è arrivato il tuo album, un album pazzesco, unico nel suo genere, che si chiama Earthfonia. Questo disco esce contenuto in un libro che vede anche la firma di Mario Tozzi, popolare divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo. E adesso succede qualcosa, poi il libro è andato in ristampa, insomma un grande successo, adesso finalmente nasce questa collaborazione ancora più stretta. Venerdì 28 ottobre che cosa succederà, Max? Venerdì 28 ottobre questa musica senza strumenti musicali, realizzata esclusivamente con suoni e ambienti sonori della natura e dei suoi ecosistemi, insieme alla narrazione di Mario Tozzi, sarà in scena, sarà sul palco, sarà in un teatro, uh-huh, accompagnata anche da video spettacolari, e ci sarà quindi un dialogo fra la musica, sempre senza strumenti musicali, come dicevamo prima, ma non senza ritmo, melodie e armonie, perché comunque certo, non si tratta solo di sottofondo sonori o cose che si usano per rilassarsi o per prendere sonno, una natura vibrante che suona, che cresce di ritmo, e questa cosa dialogherà con il carisma, con il fascino e con le storie incredibili di Mario Tozzi, che lasciano sempre a bocca aperta. Esatto, quindi già voglio dire, il disco era qualcosa di veramente pazzesco. Ci puoi dire, giusto per chi magari ancora non l'avesse sentito, io veramente vorrei sgridarli uno per uno, però ci racconti un po' come è nato quel disco, quest'idea pazzesca che hai avuto? La premessa è che io mi occupo di trasformare in musica rumori e ambienti sonori da sì, più di 10 anni, certo, da Venezia del 2011. Solo che l'ho sempre fatto riferendomi allo spazio urbano, la città è sempre stato il mio elemento di riferimento, uh-huh, fino a quando durante una vacanza su un'isola di Ozzo ho scoperto delle pietre in grado di emettere suoni. Passo un pomeriggio con un mio amico con una telecamera, giochiamo con queste pietre e poi scopro alla sera sul computer che tutte queste pietre dell'isola di Gozo che mettono suoni sono intonate tra di loro. Fantastico. Misteriosamente ne nasce un brano musicale, il primo brano musicale dei suoni della natura, e da lì parte tutto. L'artista Michelangelo Pistoletto guarda questo video, si appassiona, mi chiede di trasformare il fiume di Biella in una tessitura armonica per esporlo in forma di opera sonora all'interno della città dell'arte di Biella. Michelangelo Pistoletto è uno degli artisti più importanti al sì, mondo, nel mondo dell'arte contemporanea. Dopo aver lavorato per lui ricevo moltissime richieste, e durante il lockdown mi trovo ad armeggiare con i suoni della natura e a quel punto a immaginare anche una musica per il mondo che sarebbe venuto dopo, quel mondo che forse in quel momento pensavamo che sarebbe stato il caso anche di riconsiderare, che abbiamo avuto anche l'opportunità di ripensare in un modo diverso. Quindi questa musica con i suoni della natura nasce in quel momento molto particolare, si articola in un album, e attraverso la collaborazione con diverse personalità del mondo ambientalista e scientifico come Stefano Mancuso, lo studioso dell'intelligenza delle piante, uh-huh, lo stesso Mario Tozzi, e anche sono persone che mi incoraggiano, mi aiutano, mi regalano dei suoni, insieme a loro questo album, questa esplorazione sonora diventerà anche un libro che è quello che poi alla fine scriveremo a quattro mani io e Mario Tozzi, uh-huh, e qui insomma chiudiamo il cerchio del motivo per cui ci ritroviamo insieme sullo stesso palco, cosa che è già successa anche in diverse altre occasioni, ma che per la prima volta succede a Torino venerdì sera. Quindi un back to back tra te e lui, e non solo un back to back, ma a un certo punto incrociamo le cose, perché Mario a un certo punto, quando ha ascoltato i miei primi esperimenti ed è stato così incoraggiante, mm-hmm, devi andare avanti, ma è stato anche intimidatorio, non pensare di poter finire, esatto, un racconto musicale della natura senza il suono dei vulcani che sono il ritmo della terra, e mi ha regalato un'eruzione dello Stromboli, mamma mia, che ho trasformato in un brano quasi da rave. Ho immaginato, quando parli di ritmo io non è che abbia molte mezze misure, certo, e quindi sempre senza utilizzo di nessun tipo di strumento musicale ho estratto da questa eruzione i suoni e ne è venuto fuori un brano elettronico primordiale
E dal vivo, per esempio, in quel punto le cose si incrociano. Mario incomincia a raccontare delle cose incredibili sui vulcani, che sono fonte di vita sulla Terra, hanno creato l'acqua, hanno creato l'atmosfera, ma sono anche fonte di distruzione, e in molti momenti hanno cambiato il corso della storia di noi umani. Verissimo. Non anticipo nulla, ma no, esatto, Mario, sono veramente da brivido. Allora sarà uno show da brivido, come dicevi tu, immersivo di suoni, ritmi, parole, immagini della natura, dei suoi ecosistemi. Max Casacci e Mario Tozzi, Artonia Sapiens, venerdì 28 ottobre alle 21 al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Grazie Max per questo regalo che ci hai fatto, grazie per essere stato qui su GRP. Ciao, grazie a tutte e tutti. GRP.